Roma, quartiere San Giovanni. Siamo a due passi dal centro storico. In questa palazzina occupata vivono oltre 400 famiglie. In gran parte sono italiane. Ci sono circa 100 bambini e anche tanti anziani. Qui abita chi è disperato, non ha un lavoro o non può permettersi un affitto. L'unica alternativa è la strada. Vivere qui non è semplice, soprattutto senza luce. Quando sabato notte il cardinal Krajewski si è calato nella botola del marciapiede e ha riattaccato la luce, c'è chi ha ripreso a vivere, a respirare. Vivo H24 con l'ossigeno liquido. E ho una terapia di varie aerosol al giorno. Sono sempre sotto un possibile attacco respiratorio. Difatti, il rimanere senza corrente ha portato a quello. A far conoscere questa realtà alle limosiniere del Papa è stata Suor Adriana, punto di riferimento per le persone che abitano qui. Noi aspettiamo delle risposte dalle istituzioni che non conoscono, cioè loro non conoscono l'interno delle occupazioni, si parla intorno ai tavoli, ma qui bisogna entrare, ascoltare la gente, ascoltare le famiglie. Il cardinal Krajewski si è detto disponibile a pagare, d'ora in avanti, le bollette. Resterebbero da saldare gli arretrati, circa 300.000 euro. Gli occupanti avrebbero voluto pagare, ma gli uffici competenti non sono intenzionati ad intestare le utenze a chi vive nella palazzina occupata. Una situazione di stallo che ha portato al distacco della luce e poi al gesto del cardinale.